Il mio percorso di studi classico mi porta solo a ricordarvi l'etimologia della parola televisione. Viene da televidere, vedere da lontano. Il Movimento 5 Stelle vuole vedere da vicino. Fino all'ultima riga di ogni decreto legge che ci portano e che nasconde in un cavillo, in una parola, una porcata. Questo è il 5 Stelle. Poi andremo di più. Ora non stiamo in campagna elettorale, eh. Ora non ci stiamo. Adesso c'è bisogno di svegliare i cittadini e farli capire che la partecipazione, scendere in piazza è necessaria, anche perché guardate che resistenza democratica non violenta non si fa col telecomando, non si fa col telecomando, si fa disprezzando il divano. Io la vedo così, poi ognuno la vedrà come vuole. Io ci sono andato in TV e ogni tanto sono andato. Come? Non ci andare, signora dice non ci andare, signora dice che andare, che facciamo? Ci mettiamo d'accordo? Lo so. Ricordate sempre che andare in TV in un certo senso comunque è sempre averci l'arbitro, come averci l'arbitro contro, se ve ne siete resi conto. No, Mentana, massimo rispetto, mi ha fatto, tra l'altro l'unico che mi ha fatto una domanda sulla NATO, queste organizzazioni, no, alle quali cediamo la sovranità non vengono mai considerate. Noi abbiamo complessivamente dei parlamentari in gamba, ma secondo me 5-6 più di altri che in televisione non hanno mai sfigurato rispetto ai conduttori, quindi se piace io ci vengo, ci viene la mia mamma, mia sorella volentieri, okay. Ci ho provato a portare anche della gente, però più di un tanto purtroppo, e io sono della tua idea, non arrivi a prenderla la gente, purtroppo. D'accordo, per carità, però allora troviamo pure un bel compromesso, cioè esistono pure momenti e momenti, un parlamentare è pagato per stare in aula, per studiare, per preparare leggi, interrogazioni e non per andare in televisione, giusto? Perché ci siamo sempre lamentati che le Santanchè, i Monti, i Gaspari stavano solo in televisione ma in aula, e oggi chiediamo a noi di fare la stessa cosa. Attenzione, perché noi siamo pure una rivoluzione culturale. Un equilibrio, esiste il momento in cui si è in campagna elettorale, occorre mostrarsi in quel modo, esiste un momento come questo in cui occorre, secondo me, signora, però l'ho capita, me l'ha detto 8 volte, l'ho capita, non mi convince, non mi può portare con i carabinieri. E io non ti devo convincere, ti vengo qua a parlarti. Ma siamo qui, cioè sto qua, mi vedi, cioè sto qua. Lo so, ragazzi, però signora, mo me l'ha detto, signora, me l'ha detto 10 volte, sono d'accordo. E non ci vado, mai. E più fa così meno ci vado. No, è una questione di principio. No, perché cioè, io dico, approfittate di avere un parlamentare non per dirgli solo andate in televisione, ma per fare le domande sul lavoro che facciamo. Ora ci penseremo, ma ora che stiamo in una corà, approfittatevene. Prenda la parola, dica quel che vuole, ma non soltanto vada in televisione. Mi sembra riduttivo, giusto? Mi sembra non da Movimento 5 Stelle, cioè io comunque ho preso.